Sono il dottor Giuseppe Ludovico, urologo, lavoro all'Ospedale Generale Regionale Francesco Miulli di Acquaviva delle Fonti, in un ente ecclesiastico in provincia di Bari. È un grosso reparto di urologia, uno dei più grandi che abbiamo in Regione Puglia, ha 43 posti letto attivati, un'attività chirurgica molto intensa. Da 2 anni abbiamo il robot da Vinci 4 bracci e lo utilizziamo in varie patologie urologiche. L'importanza del robot da Vinci è ormai acclarata, è un sistema che consente una estrema precisione sia in fase demolitiva ma soprattutto in fase ricostruttiva con una precisione anatomica inimmaginabile con altre metodiche, altre tecniche chirurgiche. L'utilizzo del robot da Vinci nelle patologie urologiche ha fatto sì che il reparto di urologia dell'ospedale Miulli, che io dirigo, è diventato un centro di attrazione regionale ed extraregionale per le patologie urologiche. L'abbiamo utilizzato soprattutto per la prostatectomia radicale per cancro di prostata, ma abbiamo esteso in tempi più recenti l'indicazione anche in altre patologie, sempre urologiche di interesse chirurgico. Stiamo ampliando ovviamente l'indicazione per la prostatectomia radicale con ottimi risultati in termini di riduzione notevole degli eventi collaterali avversi legati all'intervento chirurgico e mi riferisco alla incontinenza urinaria e alla disfunzione erettile conseguente all'intervento stesso, quindi con risultati davvero notevoli. Stavo dicendo, abbiamo attuato la procedura chirurgica robot assistita anche in altre patologie tipo la stenosi del giunto, pieluroeterale, i prolassi genitali completi, quindi con ricostruzione, colposacropessie e soprattutto nelle nucleoresezioni di masse renali molto voluminose in sede particolari che offrono delle problematiche anche in chirurgia aperta. Con l'utilizzo del robot da Vinci questo è consentito e si ha una notevole riduzione dei tempi di ischemia calda e con un'estrema precisione dell'emostasi, grazie ai movimenti assolutamente naturali consentiti dal robot da Vinci. La prostatectomia radicale, videolaparoscopica robot assistita, che io eseguo per via completamente extraperitoneale, consente anche dei recuperi immediati per il paziente e questo quindi a vantaggio della degenza ospedaliera, la degenza media post-operatoria per i pazienti, per questo tipo di pazienti è di 2 o 3 giorni, quindi in seconda, terza giornata massimo il paziente è a casa. E in genere la maggior parte di essi, la massima parte di essi, alla rimozione del catetere che io tolgo in sesta, settima giornata, è assolutamente continente. E la ripresa anche dell'attività sessuale è precoce e in genere nei pazienti in cui è stato possibile per la patologia eseguire un intervento di nerve sparing bilaterale, il recupero a 3 mesi si sfiora l'80% di pazienti che hanno la possibilità di avere rapporti sessuali, normali. La personale esperienza nel campo della prostatectomia radicale ha raggiunto un numero notevole. Solo nel 2010 ho eseguito personalmente circa 320 prostatectomie radicali, quindi la casistica si sta arricchendo ogni giorno. In media eseguo un intervento minimo di prostatectomia radicale
tutti i giorni, e aggiungendo, quando si rende necessaria, l'altra patologia, soprattutto neoplastica renale, stenosi del giunto, colposacropessie, robotiche, eccetera. Quindi l'elevato numero di procedure chirurgiche robot assistite eseguite mi consente di dire che è sicuramente una tecnica valida, che offre dei notevoli vantaggi sia per la struttura in termini di riduzione della durata della degenza, sia per il paziente che ha un recupero rapidissimo e quindi un precoce ritorno alle proprie attività, sia lavorative che familiari. La problematica legata all'utilizzo del robot Da Vinci è essenzialmente quella dei costi, che sono elevati. Il problema però può essere ovviato innanzitutto perché la struttura risparmia, mi passi questo termine, in termini di degenza ospedaliera, di minor utilizzo di farmaci analgesici, perché i tempi di recupero sono assolutamente rapidi, e la possibilità di avere un elevato numero di interventi e eventualmente l'utilizzo del robot Da Vinci in altre discipline può essere la formula, se vogliamo, vincente, in grado di abbattere questi costi. E se poi sul piatto della bilancia mettiamo i vantaggi innegabili, per evidenziati ormai da tutta la letteratura scientifica sull'argomento, i vantaggi per il paziente, chiaramente questa è una metodica che sta sempre più prendendo piede e rappresenta un po' il futuro di questa tecnica chirurgica.